Vital, allora rientro in campo con sconfitta. Credo che il primo aspetto da sottolineare, questo con piacere, è intanto il rientro in campo, no Vital? Oh, ma che non è un piacere oggi. Non mi piace di entrare e di perdere 3-0. E è chiaro che, io ho detto prima stagione, Covid gioca un ruolo importante, non solo nella nostra società, anche nella competizione. E è vero, oggi abbiamo visto una partita tra una squadra, Monza, chi ha vinto, loro sono chiaramente meglio oggi, senza discussioni. Io non posso dire che oh, così o così, no, loro hanno giocato meglio e noi ha mancato il ritmo, errore, fare di cose, così molte cose, come una partita della preparazione, la prima partita della preparazione. E è vero, è la prima partita della preparazione. Dopo 3 settimane senza giocare abbiamo avuto 3 o 4 allenamenti insieme e dopo mancano 3-4 giorni. È una partita così, oggi è normale per la situazione, ma non mi piace, io ho pensato di trovare di soluzioni, di fare qualcosa, ma il logico ha vinto e è peccato. Senti, che cosa ci portiamo da questa prima sconfitta stagionale? Intanto una squadra che comunque ha lottato, che aveva voglia di giocare, no? Si vedeva che la voglia c'era, ovviamente gli automatismi, il ritmo di gioco, come dici te, no? La continuità, no? Magari una cosa buona e poi una meno buona, però questo probabilmente più si gioca e più ritornerà, no? Sì, ma è qualcosa che non torna in 2 giorni. Eh? È chiaro che le squadre con Covid, vediamo che loro fanno, perché è difficile di tornare. Io ho sempre detto che okay, è per gennaio, noi abbiamo bisogno di un mese per tornare e spero di limitare i danni e non perdere troppo, ma è normale che noi dobbiamo ritrovare un ritmo. Io ho detto sempre attenzione per le squadre che tornano, di non giocare troppo, ma noi dobbiamo giocare 5 partite, 6 partite in 3 settimane. È una sfida incredibile grande, secondo me. Ok, grazie Vital.